Ciao, sono Tommaso Rubino, sono nato nel 10 novembre 2006 qui a Firenze, gioco nella Fiorentina Under 17, il mio ruolo è trequartista oppure attaccante, a volte l'anno scorso ho fatto anche l'esterno sinistro, però meglio trequartista. Tommy, ci troviamo al Franchi, negli spogliatoi della prima squadra, che effetto ti fa stare qua? Bellissimo, anche perché tanto tempo che sogno di anche stare qui in mezzo allo stadio. Stare dentro uno spogliatoio così bello comunque ti fa una bella impressione ed è una cosa che vorresti sempre raggiungere. Una cosa che sogni. Guardati attorno e dimmi dove ti vedi in futuro, dove ci sediamo per fare due chiacchiere. Vedermi in futuro a qualsiasi posto andrebbe bene, però il numero che mi piace di più sarebbe quello lì, sarebbe il 10? Allora ci mettiamo a sedere là. Tu giochi in attacco, giusto? Sì. Nel ruolo offensivo qual è la tua posizione preferita? Mi piace ricevere palla sotto la punta, in modo da cui posso vedere magari i movimenti degli attaccanti, anche servirli. Mi piace anche stare vicino alla porta, poi quest'anno infatti... Ti riesce bene far gol? Sembra così. C'è un giocatore della prima squadra che ti rappresenta? Sono principalmente come caratteristiche più o meno Bonaventura, che più o meno ha le sue caratteristiche e mi piace come giocatore, tecnicamente è fortissimo. E... ci sta Bonaventura. Invece il tuo idolo da bambino? Messi. Con chi sogni di giocare in futuro? Guarda, con un giocatore che... per ora ha fatto anche qualche presenza in panchina qui in prima squadra, che sarebbe Tommaso Martinelli, mio amico strettissimo. Tu, nato a Firenze, cresciuto a Firenze, cos'è per te la Fiorentina? Per me è una cosa importante, anche perché abito qua dietro allo stadio e ogni domenica anche sentire tutti i tifosi qui fuori è un'emozione bellissima. E ho sempre avuto l'abbonamento, quindi venivo allo stadio e la curva è bellissima. Quindi da piccolino ti immaginavi di giocare nella Fiorentina e sei arrivato a giocare nella Fiorentina, sei arrivato a segnare un sacco di gol. Se sogni in grande e ti guardi tipo tra 10 anni, dove vuoi essere? Ovviamente in questo spogliatoio con la maglia della Fiorentina, e sarebbe un'emozione bellissima esordire con la maglia in cui insomma sono nato. Preferisci far gol o assist decisivo? Quest'anno ti direi far gol. Destro o sinistro? Destro. Punta centrale o esterno d'attacco? Forse punta centrale. Cross o palla filtrante? Palla filtrante. PlayStation o serie TV? Play. Pasta al pomodoro o pasta in bianco? Pasta al pomodoro. Mare o montagna? Mare. Brisola o prosciutto? Prosciutto. Serata fuori casa o serata a casa? No, fuori casa. Film o serie TV? Serie TV. Ci troviamo al Viola Park, quella che sarà la nuova casa. Sai che la Fiorentina crede molto al settore giovanile, sia a livello formativo, ovviamente anche calcistico. Come ti senti a vedere tutto questo e sapere che domani sarai qua? È uno spettacolo, anche perché potrebbe diventare casa mia, dove vengo tutti i giorni ad allenarmi, a stare con i compagni qui, è una roba pazzesca. È proprio tutta un'altra realtà, perché qui diventa tutto molto più bello, stai tutti insieme, anche vedendo la prima squadra così cambi proprio mentalità. Dai, guarda bello! Fantastico! Sinceramente vi invidio a pensare che vivrete tutto questo. Senti, cos'è la prima cosa domani, quando tutto sarà finito, che proprio hai voglia di vedere qua? I campi finiti sono la cosa più bella, secondo me, da vedere. Poi anche vedere le stanze, tutti i padiglioni messi in ordine, è spettacolare. Mamma mia. I tuoi primi obiettivi qua dentro, se pensi a due obiettivi che dici voglio vivere qua dentro, voglio arrivare qua dentro e far qualcosa. Cercare di raggiungere il padiglione di là, che sarebbe la cosa più bella. Noi chiudiamo da qua, da quello che sarà il prossimo stadio dove giocherai.
Spero di giocarci il prima possibile, magari fare anche qualche gol, assist, insomma. Oggi abbiamo conosciuto meglio Tommaso. Chi è il prossimo ragazzo delle giovanili che volete conoscere? Scrivetecelo nei commenti.